Bentrovato a un nuovo speciale di DRC, dopo aver parlato di diversi argomenti, anche di sport, oggi parliamo di calcio a 5, in particolar modo giovanile, perché inizia la preparazione atletica della compagnia portuale della formazione Juniores. Abbiamo diversi ospiti questa sera proprio per parlare di questa squadra che si affaccia al suo campionato. Presidente Sergio Presucci, già buonasera. Conoscete, è presidente della squadra di calcio a 11, il mister, l'allenatrice Raffaella Termini e Giuseppe Di Franco, direttore responsabile della squadra. Iniziamo dal presidente, un commento, quali sono le sue emozioni riguardo questa squadra che inizia questa avventura? Per noi fare calcio e magari adoperarci affinché questo venga fatto nella giusta maniera e seguire i ragazzi in una educazione sportiva che sicuramente deve essere formativa per loro è sempre un grosso onore. Abbiamo accolto la richiesta e con piacere il fatto di collaborare e di essere attori principali di questa cosa come nome e come ente da parte di Raffaella Termini e di Giuseppe, perché sicuramente il nostro scopo è quello di allargare la nostra realtà. Lo stiamo facendo in maniera positiva per quanto riguarda il calcio a 11. Quest'anno abbiamo aumentato di due squadre il settore giovanile, curato in maniera egregia dal direttore Presutti Patrizio, e vorremmo farlo la stessa cosa con il calcio a 5, per dimostrare a questa città che quello che ci spinge è sicuramente fare calcio con passione, con determinazione e con molta attenzione, ed essere un punto di riferimento un po' per tutte le realtà calcistiche che magari abbracciano questa città. Ripeto, siamo fiduciosi, siamo sicuramente entusiasti di questa cosa, la condividiamo in pieno con i nostri collaboratori e con la speranza che possiamo fare qualche cosa di importante e di positivo. Poi questi ragazzi saranno anche un serbatoio per la prima squadra che affronterà il campionato di Serie C2 per la prima volta nella sua storia. Assolutamente sì, anche se noi siamo dei profani e degli attenti osservatori per quanto riguarda questa realtà, credo che l'intento sia questo, anche perché non è che succede soltanto nel calcio a 5, ma che succede anche nel calcio a 11. Avere un serbatoio e un per magari le categorie superiori è molto importante, ce ne stiamo accorgendo per il calcio a 11, il calcio a 5 è la stessa realtà, ripeto, noi lo affrontiamo con la stessa verve e con la stessa determinazione che affrontiamo le altre società, senza nascondere nulla. Mister Termini ce l'ha la verve secondo lei? Assolutamente sì, è carica di energia, è carica di tanto entusiasmo, ce lo sta trasmettendo, perché per noi il calcio a 5 è una nuova realtà, ma ci fidiamo di lei, sicuramente di lei e di Giuseppe. Mister, presidente, si fida di lei? Allora, innanzitutto io ringrazio la CPC, il presidente Sergio Presutti e Patrizio, il figlio, che comunque io ho chiesto a loro se quest'altro anno ci avrebbero preso, perché comunque eravamo rimasti senza società e loro hanno comunque sposato subito questa nostra squadra, per cui il primo ringraziamento va a loro. E io spero che possiamo dare grande soddisfazione sia alla società comunque e poi alla realtà di Civitavecchia, a questi ragazzi che comunque noi seguiamo, che ormai sono 3 anni, loro ci mettono tanta grinta, tanta passione, e speriamo di dare i risultati in campo e di essere comunque positivi e di portare a casa qualche risultato per la società. Parliamo un po' di questa squadra, cosa dobbiamo aspettarci da questi ragazzi? Ma ci dobbiamo aspettare comunque, innanzitutto io sono per un'educazione e una crescita di questo sport, e certo puntiamo sempre ad alti livelli o poter comunque arrivare nelle prime 3, però ci sono anche tanti elementi sano del calcio a 11, per cui ricominceremo un attimino ad insegnare il calcio a 5 a questi nuovi ragazzi, per cui sarà un mix tra calcio a 5 e insegnare agli altri dal calcio a 11 al calcio a 5. Vedremo, io sono dell'idea che i ragazzi comunque sapranno apprendere molto i miei insegnamenti, e poi c'è uno staff dietro che comunque mi aiuta ed è comunque un buon staff. Quale sarà il campionato che farete? Juniores di calcio a 5, logicamente. E Peppe Di Franco è pronto per questa avventura secondo il mister Termini? Sì, Peppe ormai sono 3 anni che mi segue, io sono super fidatissima e veramente è il mio braccio destro, io senza di lui comunque sarei, è come un braccio destro lui e il braccio sinistro, insieme possiamo fare tante cose. E chiediamo bravo a Giuseppe Di Franco, cosa si aspetta questo primo giorno di scuola, diciamo così, per questi ragazzi? Per me è un'emozione, ogni volta che vesto i ragazzi, che li vedo indossare le maglie, li vedo già carichi, per me è sempre un'emozione. Poi specialmente che io con la passione per questo sport la trasmetto a mille, direttamente a loro.
ragazzi favolosi, abbiamo una base di giocatori che dell'altro anno che sono stati complementati con nuovi acquisti che vengono dal calcio a 11, tipo Terzini, tipo Pernelli, abbiamo preso Buzzito e Giordano, insomma una bella squadra. Io mi aspetto di recuperare, di fare lo stesso campionato dell'altro anno, entrare nei primi tre nei playoff. Poi questa squadra parte da lontano, in estate non vi siete fermati, avete fatto diversi tornei proprio per aumentare l'amalgama della squadra. Noi abbiamo sempre tenuto il gruppo unito, perché poi la cosa principale è che questi ragazzi sono un gruppo unito, sono amici tra di loro. Abbiamo fatto vari tornei dove tu sei stato presente, ci hanno dato tante soddisfazioni, perché confrontarsi con ragazzi di 25, 26 anni o 18 e arrivare poi ai quarti finali, a una finale, vuol dire tanto. Perciò le promesse sono ottime per fare un ottimo campionato. E mentre parlava Giuseppe Di Franco è arrivato anche Patrizio Presutti, conosciamo anche lui, direttore generale della squadra di calcio 11. Le piace anche a calcio 5? Sì, diciamo che ci dilettiamo un po' nel mondo del calcio e del calcio 5 da quest'anno, grazie a Raffaella e a Peppe che hanno sposato questa avventura con noi. Noi siamo molto contenti di iniziare questo percorso, che speriamo che ci dia le stesse soddisfazioni che ci siamo tolti nel calcio 11. Sicuramente il calcetto in questa città mancava di qualcosa. Proviamo ad essere noi i protagonisti di questa mancanza. Quindi aspettate tanto da questi ragazzi? Sicuramente sì, abbiamo una prima squadra che partecipa al campionato di Serie C2 e questi ragazzi sono la nostra speranza per un futuro più roseo anche nel calcio 5. Siamo con il capitano Alessio Santagnello e vice capitano Lorenzo Mellini, che parla per primo. Subito interrogati già, andato a scuola capitano, voi? Capitano, prima. Sì, ovviamente il capitano si rende le sue responsabilità. Primo giorno di scuola, cosa ti aspetti da questa stagione? Credo che il nostro obiettivo è arrivare almeno tra i primi tre posti, perché quest'anno siamo rafforzati e speriamo bene. Hai visto bene i tuoi compagni di squadra? Sì. Qualcuno l'hai sgridato? Ancora no, dobbiamo iniziare però... Sicuramente. Tanto se non ci pensi tu, ci pensa Mister Termini, che vedete così tranquilla, però in realtà dà molto filo a torcere, ragazzi. Sì, sì, è vero, è vero. E il vice capitano cosa ci dice invece? Che siamo un gruppo unito e penso pronti per giocarci in campionato, e quindi speriamo in meglio. Sapete già quando parte questo campionato, sì, che squadra affronterete più o meno? Beh, le squadre sono più o meno sempre le stesse, quindi sono molto forti, però noi siamo... penso all'altezza. Diamo un commento di ognuno dei vostri compagni di squadra, citiamo uno per uno così almeno diamo spazio anche a loro. Vabbè, iniziamo che ne so, dai Bomber, che oltre al capitano c'è anche Gianmarco Fiorentini, il 9, e Buzzizzo. Giordano Buzzizzo. Sì, sì, sì. Poi stanno quelli diciamo un pochino più difensivi, sono Pizzardi. Il numero 7. Daniel il 4, e poi comunque abbiamo i portieri, sì. I portieri che sono ovviamente Provaroni e il nuovo acquisto, vediamo lì che saluta. Chi è l'acquisto? Numero 12, Sebastian si chiama. Simone c'è da tanto tempo, però viene da un infortunio grave dell'altro anno che si è rotto il ginocchio, quindi tenteremo di recuperarlo. Speriamo possa andare bene questa stagione, vi do il mio bocca al lupo per quanto riguarda questa annata, speriamo possa andare bene. Va bene. Crepi il lupo. Crepi il lupo.
dopo aver ascoltato i ragazzi, chiudiamo nuovamente con Giuseppe Di Franco. Chiedo un augurio per questi ragazzi che iniziano questa avventura. Che si divertano, la cosa principale è che si divertano, facciano uno sport sano e che ci sia una sana competizione. Li vedo molto carichi, molto preparati, però la cosa importante è fare sport e farlo in modo sano. E con lo staff, con Raffaella, con Arlena La Rosa, con Giulia Politi, con Daniele Michesi, con Fausto Porchianello, è il massimo come staff e lo sport sarà proprio alla grande. E per cui c'è un augurio molto importante, speriamo che vada bene anche con i piedi, perché è passato un pallone vicino a noi, per cui state attenti anche a questo, però ci hanno gli elementi proprio per questo. Certo. Ringrazio Giuseppe Di Franco grazie per la partecipazione, a voi, a tutti coloro che hanno partecipato a questo speciale, ci vediamo ovviamente su TRC nei prossimi speciali. Buonasera.